con Massimo Ghini qui oggi al Teatro di Ateneo. Allora, Massimo Ghini è attore, doppiatore e animatore in villaggi turistici. Cosa manca oggi alla già ricca carriera di Massimo Ghini? Io aggiungerei padre di famiglia, politico, ex assessore a Roma, segretario del sindacato. No, faccio questa cosa perché mi fanno ridere quelle elencazioni italiane di tutto. Credo che tutto quello che viene detto è semplicemente nell'ambito di uno che sceglie di fare un mestiere artistico, come ho scelto io, quindi il doppiaggio, il teatro, la musica, il cinema fanno parte del mio bagaglio. Ma quello che manca è sempre il progetto che sta arrivando. In fin dei conti non credo di avere qualche cosa in particolare, forse la regia, che non ho ancora fatto, che vorrei fare, ma vivo senza un'ansia precisa. Marcello Mastroianni ha campato tutta la vita non dirigendo neanche un film, non credo che si sia sentito male per questo, però insomma è anche qualcosa sul quale sto lavorando, ma insomma adesso non è importante. Oggi incontra gli studenti, è la prima volta che è qui al campus di Salerno? Sì, al campus di Salerno sì, in questa dimensione sì, non a Salerno, racconto sempre perché la mia famiglia, mia moglie è di Salerno, quindi sono legato a Salerno da un rapporto più che decennale, insomma, quindi conosco, però mi fa piacere perché per esempio non avevo avuto occasione. E questo mi colpisce, sarà motivo di discussione, no? Esiste una realtà così bella di cui sapevo, ma me ne ho parlato, ma non mi era mai capitato di essere, non solo invitato, di avere un contatto, ecco. Massimo, questo incontro è stato organizzato da Davi Media, un insieme di studenti, creativi, aspiranti attori, aspiranti registi. Con quale occhio oggi Massimo Ghini guarda verso il loro futuro? Beh, con un occhio molto attento, perché io ho 4 figli, di cui 2 stanno adesso, cominciano l'università e altri ci arriveranno. E non a caso il libro di Serra che ho qui con me, Gli sdraiati, è una roba in cui siamo, come dire, dei coetanei con Michele, ci conosciamo bene, è una riflessione molto amara ma intelligente su una realtà e sulle responsabilità anche, e quindi credo che sia proprio importante oggi come oggi creare un feeling, un rapporto, cioè tanto è inutile, noi non siamo stati in grado di essere come i nostri genitori nel bene e nel male, la risultante di tutto questo non è estremamente positiva, però credo che ci sia sempre tempo per poter rimediare o perlomeno per lanciare un segnale di speranza. Perché i giovani devono avere da questo punto di vista lo stimolo, non l'insegnamento del maestro, la testimonianza del testimone. Ecco, parlo e dico delle cose perché o le ho fatte o sono in grado di poterle fare, poi tu deciderai se ti piacciono o no. Ecco, io credo che questa sia la responsabilità e lo dico per primo parlando della stessa cosa che ho nei confronti dei miei figli, che non mi vivono magari come mi state vivendo voi, no? So il padre, a papà, dai, ecco. Però proprio per quello Serra ha scritto un libro interessantissimo, perché ci dobbiamo riflettere tutti. Un'ultima battuta, so che sei tifoso da Roma, sì, però questa Juve è imprendibile. Io non parlo di altre squadre che non siano, no, beh, certo, quest'anno è questo, devo dire, mi rode molto, però ho paura che non abbiano neanche più bisogno di rubarle le cose come è successo nel passato, perché sono una squadra fortissima e noi ci accontenteremo del secondo posto.